Ragazzuoli, sono devastato, lo so, ho la voce di sono morto, lo so, ma questo non è un canale fighetti, questo è un canale vero e voglio raccontarvi quello che è successo ieri al primo Batteras Beat Drum Fest. Ho avuto la fortuna e ho la fortuna di avere dei collaboratori che sono persone eccezionali e quando propongo delle follie vorrebbero mandarmi a fanculo ma non lo fanno e dicono vabbè Raff, facciamo se pensi questa cosa andrà bene facciamo e grazie a loro abbiamo messo su questo il primo drum fest internazionale della Sardegna con due ospiti internazionali che erano Mike Terrana e Ramon Montagnier accompagnati da Alex Picciau, Andrea Gianangeli, Fabrizio Murgia e il sottoscritto. È stata una delle domeniche più belle forse de degli ultimi anni. Qual è il pensiero dietro l'evento? Fare un evento in cui la batteria ovviamente avesse massima esposizione, no? Quindi in forma poi di performance, ossia ridare alla gente la musica, un'esibizione, cazzo, una cosa che tu la vedi e dici, minchia, ho visto una cosa incredibile. E questo è quello che è successo. È da segnalare anche la presenza del mitico Andrea Marchese, che ringrazio come ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. Andrea ha fatto in un palco separato degli intermezzi in cui ci ha raccontato la sua storia, no? La storia di suonare la batteria dopo un incidente che l'ha costretto a stare in sedia a rotelle. E suona la batteria poi bene, perché chi l'ha visto ieri mi fa Raff, ma questo dove cazzo l'hai trovato? Diciamo che è lui che ha trovato me, perché a Catania si è avvicinato, poi vi linko il video con la storia. Volevo fare qualcosa che non aveva fatto nessuno in questi termini, tornare a fare una dimostrazione del fatto che noi vogliamo fare qualcosa per la nostra comunità, noi vogliamo fare qualcosa per le persone che vivono nella nostra zona, non solo perché poi c'è una persona da Torino, da Milano, noi vogliamo fare qualcosa per i bambini, vogliamo dare a loro quello che noi non abbiamo avuto. No? Vogliamo dare anche alla batteria l'importanza che non ha avuto quando noi eravamo piccoli. E noi amiamo la batteria in maniera viscerale, e questo è quello che la cosa forse più importante di tutto, no? Amare qualcosa e vivere per quello, perché noi viviamo per questo. E anche la mia stanchezza, questo video vuole anche essere una testimonianza, no? Lunedì mattina, ieri abbiamo lavorato da mezzogiorno e abbiamo finito con una cosa dopo cena all'una e mezza del mattino. E tutti col sorriso. Grazie ai collaboratori, la maggior parte di loro, cioè la maggior parte di loro, tutti noi abbiamo lavorato per l'evento, quindi anche in questo caso, senza il loro aiuto non ce l'avevamo mai fatta. Perché quando fai questi eventi tu li fai in vista di qualcosa di più grande, quindi per la cronaca noi abbiamo contribuito gratuitamente alla realizzazione di questo evento, me compreso, l'organizzazione. Quello che abbiamo fatto è mettere da parte per un evento che sarà più grande e speriamo che sia quest'anno, se non l'anno prossimo, esagerando. Questo è un messaggio importante anche per tutti coloro che dicono vorrei fare qualcosa, non lo so, non so. Quando le cose le vuoi fare, fai. Sai, ci sono sempre mille scuse, anche per il Drum Fest avrei potuto trovare mille scuse. Quest'anno in Brasile ho visto una cosa che mi ha colpito molto, no? Che era la locandina del Batteras Jundiaí Drum Fest. Jundiaí non è San Paolo, Jundiaí non è Rio de Janeiro, Jundiaí è una cittadina. E questa cosa mi è rimasta in testa, cioè, cazzo, guarda qua i brasiliani, ancora una volta fanno qualcosa e noi qui a dire, ma dovrei, come si può fare? E in questi casi lo fai, anche se non l'ha fatto nessuno prima di te, sono cinque batteristi no, quanti cazzo eravamo? Eravamo sei, no, in tutto sette, perché eravamo quattro opener, due principali e Andrea Marchese, quindi sei, quattro, due e uno, sei, sette batteristi in 5 ore, cambi di palco al volo, diamo i rodi, le persone che hanno dato una mano, i pad nel backstage, abbiamo pensato in grande, no? Questa è una cosa che è un messaggio che vorrei lasciare a chi vuole fare qualcosa, no? Pensa in grande e circondati di persone che vogliono pensare in grande come te. Quindi io sono una persona molto fortunata, aver trovato delle persone che danno una mano alla mia malattia mentale, no? I miei pensieri folli, di diventare realtà. Quindi grazie ai miei collaboratori che non ho già ringraziato mille volte, ma non ringrazierò mai abbastanza. Grazie anche al pubblico.
che si è presentato estremamente numeroso a questo evento, no? Era un rischio, ovviamente, perché uno vuole fare una cosa di grande rischio. Inutile, se no fai il solito evento da 2 lire, che comunque mi dispiace, adesso non voglio sminuire nessuno, anche, lo dico anche per me stesso, no? Potevo giocare safe, no? Faccio un evento con Ramon, piccolino, rischiamo poco, no? Facciamo un evento grande, rischiamo tanto, ma è la solita cosa, no? Death or glory, morte o gloria, cioè o perdiamo tutto e finiamo su un ponte o avere la gloria eterna. In questo caso, vista la felicità di alcuni bambini, avremo la gloria eterna, perché si ricorderanno quella giornata per il resto della loro vita. Detto questo, quindi il primo Drum Fest internazionale, momento fantastico. Ramon Montagnier è uno dei migliori batteristi in circolazione in questo momento. Mike Terrana, che vabbè, è un'icona, è stata anche una persona estremamente disponibile. E poi io sono molto fiero anche di coloro che hanno suonato: sono Andrea Gianangeli, Fabrizio Murgia, Alex Picciau e Andrea Marchese, ovviamente. Ma per quanto riguarda i ragazzi del Battera Sbeat, quindi Andrea Gianangeli, Fabrizio Murgia e Alex Picciau, veramente complimenti per la vostra esibizione. È stato molto bello, poi siamo molto amici e cerchiamo sempre di ispirarci a studiare e dare il meglio. E per questo fest tutti quanti erano tutti caghi. Come stai studiando? No, tutti quanti, bah, ma studiando. Quindi ho visto tutti migliorati, bellissimo, ho visto tutti, una bella cosa. Cioè veramente sono fiero di far parte di questa squadra e sono veramente orgoglioso di avere il loro rispetto, il fatto che ascoltino i miei deliri. Quindi in generale, grazie a tutti voi che seguite il canale, grazie a tutti voi che eravate presenti ieri. Senza di voi gli eventi non li possiamo fare. Un abbraccio e a presto.